Un saluto ai lettori di Legno Lab e a tutti gli appassionati della lavorazione del legno. Nel numero 102 della nostra rivista ci siamo occupati di due accessori per tornitura prodotti da un'azienda italiana, la Gamma Zinken di Milano. Il primo è un sistema di foratura profonda, mentre il secondo è una termite con limitatore per lo scavo lungovena. Ne abbiamo approfittato per realizzare un piccolo video, un mini tutorial che parte dalla preparazione del legno fino allo scavo della forma completa. La lavorazione di un pezzo da tornire ha inizio alla sega a nastro. Partendo da un ciocco, se dobbiamo realizzare un pezzo tornito lungovena, occorre tagliare una porzione in modo da poterla mettere agevolmente sul tornio. La strategia per tagliare con la sega a nastro la legna grezza è una sola tanto, ovvero avere sempre la maggior quantità possibile di appoggio sul piano in modo che il pezzo sia stabile durante il taglio. Si inizia, in questo caso, eliminando la parte più ammalorata del pezzo, quindi segheremo via tutta questa parte partendo appunto dal taglio creato dalla spaccatura. In questo modo abbiamo ottenuto un pezzo la cui faccia appena segata è abbastanza regolare e può essere utilizzata sul piano della sega per fare i restanti tagli, ovvero quelli che ci condurranno a realizzare, ad ottenere il quadrello di partenza. A questo punto ci troviamo con due lati rettificati che potranno essere utilizzati in associazione alla guida parallela per ottenere un pezzo delle forme più o meno regolari. A questo punto della lavorazione è possibile anche con la sega a nastro rettificare le teste, l'una o tutte e due le teste, per rendere più agevole la posizione di punta e contropunta. Una volta che il pezzo è stato preparato e segnato per trovare i centri sulle due teste, è possibile sistemarlo tra punta e contropunta. Un breve controllo per vedere se è collocato in asse e poi si stringono punta e contropunta in modo che non si possa muovere. Per la collocazione del poggio utensile bisogna sempre controllare con un giro a vuoto che il legno non tocchi sul metallo e poi si può fissare sia in posizione che in altezza. Per la sgrossatura ovviamente si utilizza la sgorbia a sgrossare. La sgorbia si poggia sul ventaglio, il quale deve uscire dal legno e comincia a lavorare da un'estremità fino all'altra, procedendo a ritroso, esattamente in questo modo.
Una volta ottenuto un cilindro si può passare a lavorare la presa mandrino, la realizzeremo dalla parte della contropunta, utilizzando in questo caso una sgorbia a profilare. Prima di allontanare definitivamente la contropunta, la utilizziamo per sostenere il pezzo durante la collocazione del mandrino e per la rettifica della parte iniziale. Una volta che la testa del pezzo è stata spianata, è possibile rimuovere il ventaglio e sostituirlo con il sistema di foratura della gamma Zinken. Il principio è quello di un'asta che va collocata all'interno del cono Morse 2 presente all'interno della contropunta e allineata grazie ad una gabbia che si colloca al posto del ventaglio. La gabbia ha una sagoma che copia quella dell'asta esagonale e quindi è impossibile che durante l'azione il sistema possa ruotare quando il tornio gira. Si colloca saldamente all'interno della contropunta, si avvicina il poggia utensili e si setta l'altezza della gabbia. In questo modo il sistema può essere spostato avanti e indietro per iniziare la foratura. Al foratore possono essere associate diverse punte tramite l'innesto di lamine in HSS in due apposite testine. Arrivano a forare fino a 10 cm di diametro. Le lame si innestano tramite una fresatura che consente un corretto centramento e vengono bloccate da due grani che insistono in altrettante fresature, quindi non vi è pericolo che la lama si possa spostare durante la lavorazione. C'è però un'altra caratteristica che rende queste lame abbastanza particolari, ovvero la presenza di una fresatura sui due lati opposti, interessati dal taglio, che rende l'azione di questo foratore molto simile a quella di una sgorbia. Infatti, come vedrete, durante il taglio non viene prodotta polvere come potrebbe essere quella prodotta da una mecchia, da una comune mecchia per foratura, viene prodotto un vero e proprio truciolo. È abbastanza impressionante vederlo. Per iniziare la foratura basta semplicemente spostare la gabbia poggia utensili nella posizione più ravvicinata alla superficie da lavorare, accendere il tornio e lavorare con il volantino. L'unico limite di questo sistema, se proprio vogliamo trovare un difetto, sta nel fatto che è difficile lavorare comodamente su torni dal banco corto. Infatti, come vedete, io ho dovuto mettere la contropunta quasi in posizione esterna in quanto lo stelo è molto lungo. Però utilizzando una prolunga o un tornio con banco lungo o banco medio, le dimensioni dei pezzi da lavorare aumentano di conseguenza. Prima di proseguire con la svuotatura, ci dedichiamo alla rifinitura della parte esterna. Faremo un profilo molto semplice, lievemente svasato verso il basso, utilizzando all'inizio una sgorbia profilare di forma ampia e poi uno scalpello obliquo. La forma esterna non va completamente rifinita, la base va lasciata lievemente più abbondante in diametro perché offra sostegno alla tornitura della parte più distante dal mandrino.
La rifinitura, la forma definitiva, si effettuerà solamente dopo aver finito lo scavo. Per lo scavo utilizzeremo il secondo utensile di cui abbiamo parlato nelle nostre impressioni d'uso. Si tratta del termite, sempre prodotto appunto da Gamma Zinken. È praticamente un anello ricavato da fresatura del pieno di una barretta in HSS. La sua caratteristica sta nel limitatore. Questa cupolina in ottone va a contatto del legno e quindi impedisce che la lama possa affondare più di tanto. Può essere regolata in diverse posizioni e quindi ottenere un taglio più da rifinitura o un taglio più aggressivo, e se nel corso della lavorazione necessitasse un filo più fresco, è possibile ruotare di 180 gradi la posizione del termite, invertire ovviamente la posizione della placchetta che fa da limitatore ed avere un secondo filo. Prima di iniziare lo scavo occorre elaborare una strategia. Questo contenitore è più alto che largo e quindi nel momento in cui dovessimo assottigliare troppo le pareti esse comincerebbero a vibrare. Cerchiamo di chiarire con l'aiuto di questo modello. La linea nera rappresenta il profilo esterno del vaso e anche lo spessore delle sue pareti. Le linee inclinate, il legno ancora da rimuovere, mentre il tratteggio, la parte centrale, individua lo scavo effettuato con lo svuotatore. Se noi dovessimo lavorare con la sgorbia in prossimità della metà o più verso il fondo, assottigliando le pareti, nel momento in cui andremo a lavorare l'imboccatura non ci sarà legno sufficiente a sostenere l'azione della sgorbia e quindi tutto il vaso comincerà a vibrare. Il risultato sarà ovviamente un taglio sporco, addirittura il rischio di spaccare. Quindi la sgorbia dovrà entrare all'interno del vaso e cominciare a mangiare dall'imboccatura, approfondendo gradualmente lo scavo. Le pareti ovviamente dovranno essere ben rifinite nel momento in cui si andrà a scavare la parte più profonda, e questo impedirà al vaso di vibrare e ci consentirà di ottenere una superficie interna mediamente rifinita che necessiterà solamente di una lieve catteggiatura per essere perfetta. La caratteristica del termite è quella di produrre trucioli. Anche in questo caso quindi stiamo tagliando, stiamo compiendo un'operazione di taglio e la superficie interna, molto liscia e pulita, lo testimonia ampiamente. Lo scavo si interrompe quando si riesce a creare un tratto continuo senza interruzioni dal fondo fino alla parete del vaso. Nel nostro caso siamo riusciti a scavare per circa 15 cm di profondità prima che la termite iniziasse a vibrare. È un risultato non discutibile considerando che lo stelo è da soli 14 mm di diametro e quindi con un'escursione notevole dall'appoggio tensile verso il fondo del vaso le possibilità che inizi a vibrare sono alte. Nel caso si voglia andare più in profondità è possibile richiedere uno stelo maggiorato e che quindi sia meno soggetto e alla flessione e alle vibrazioni. In questo modo sarà possibile scavare contenitori più lunghi. Una volta che lo scavo è stato terminato si torna a lavorare sulla parte esterna. L'area da sottoporre ad attenzione è quella che va dai 4 quinti fino alla base del vaso, praticamente il luogo dove è rimasto più consistente lo spessore del legno. Occorrerà lavorare in accordo con le pareti interne, quindi se lo spessore generale del vaso è 4 mm, l'asportazione dovrà mirare a lasciare questa quantità di legno anche sulla parte bassa del contenitore. Dopo l'ultima carteggiatura il pezzo può essere lucidato o verniciato, cosa che noi non faremo perché poi apriremo questo pezzo con la sega a nastro per vedere i risultati dello scavo. Quindi passiamo direttamente alla troncatura.
Non rimane dunque che fare la prova del 9. Ora apriremo questo vaso per vedere come si sono comportati gli utensili da scavo che abbiamo utilizzato finora. Il risultato, come si vede, è molto pulito, non è stato soggetto ad alcun tipo di rifinitura né carteggiatura. Quindi, anche se abbiamo esagerato un po' con la profondità perché siamo arrivati un po' oltre a quello che consentiva la termite, il risultato è ampiamente positivo. Questa è la forma definitiva col vaso. Rispetto al progetto iniziale abbiamo lasciato un po' più spesso il fondo, si vede comunque la concavità generata dalla troncatura. In questo modo il vaso, essendo più pesante in basso, ha la possibilità di essere più stabile.